Ciao, benvenuta, benvenuto in questo nuovo video dove sperimenteremo la tecnica EFT Tapping, la tecnica molto potente che ti consiglio di imparare per lasciare andare molte cose che non servono più nella tua vita e vivere in gratitudine, abbondanza e felicità. Ok? Allora, oggi faremo EFT Tapping per un nuovo argomento, una nuova questione, una cosa che molte persone sentono, avvertono, percepiscono dentro di loro. Ti sei mai sentito sbagliato? Oppure ti senti spesso sbagliata, sbagliato? Sbagliato con le tue emozioni, sbagliato con i tuoi pensieri, quello che senti. A volte dici, ma in fondo ho tutto. Perché mi sento triste? Eh? E quindi ti senti sbagliato di essere triste? A volte ti senti sbagliato perché hai poco, in confronto alle altre persone. Oppure a volte ti senti sbagliato riguardo ai tuoi pensieri. Perché proprio provo rabbia verso le persone, invidia, gelosia? Forse sono sbagliato? Perché sento emozioni che non vorrei sentire, eh? Sono cattivo? Allora, partiamo da questa consapevolezza, conoscenza, mentre stai guardando Roma dall'alto, eh? Questa è Roma che sembra così dormiente vista dall'alto, eh? E magari potremmo imparare anche noi, potresti imparare anche tu a vedere i tuoi pensieri, le tue emozioni dall'alto, eh? E tutto forse diventerebbe meno caotico, come questa Roma vista dall'alto che sembra quasi addormentata. Allora, ti svelo un segreto. Dentro ognuno di noi abita una parte nera e una parte bianca. Anche tu, dentro di te, c'è Hitler e San Francesco. Ah, ma come? Io mi sento buono, vedo tante persone che sono buone. No. Ogni persona ha dentro di sé Hitler e San Francesco. Sta piovendo, ma continuerò questo video, eh? Perché anche la pioggia è un grande dono, eh? Viva la pioggia! Allora, che voglio dire con questo? Che molte persone, tante persone, magari anche tu che mi stai ascoltando, ti senti sbagliato perché non riesci ad ascoltare la tua parte nera, il tuo Hitler, pensando che appunto non dovrebbe esserci, che dovresti essere in un altro modo, che dovresti essere perfetto. Ma questo è un grande inganno. Ogni persona che vedi su questa terra, anche colui che cammina con l'aureola, in realtà ha una parte, ha un lato scuro, ha una parte nera. E più diventiamo amici, più andiamo in armonia con la nostra parte nera, più siamo in grado di trovare equilibrio, pace, serenità. Perché in fondo questo universo funziona così, no? Con dei movimenti, con delle alternanze. Se pensi al tuo cuore che batte, si apre e poi si contrae, no? E così è lo stesso per quello che senti dentro di te, per quello che abita dentro di te. Ci sono dei momenti che ti sentirai più felice e ci sono dei momenti che ti sentirai più triste, no? Perché sono due pistoni che danno vita a tutto questo universo, no? E tu, che sei parte dell'universo, funziona allo stesso modo. Quindi siamo qui per smetterci di preoccuparci della nostra parte nera ed essere in pace, in amore e felicità anche quando si è tristi. Perché capiamo di non essere sbagliati e capiamo che anche gli altri esseri umani che camminano intorno a noi e si muovono con noi hanno la stessa nostra esperienza. Ok? Allora, con questo vento, leggero vento che mi rinfresca, partiamo questa pratica, di EFT Tapping.
mente aperta, cuore aperto e devi solo, puoi solo ripetere le mie parole e i miei peccettamenti, così lasciamo andare, ok? Anche se spesso mi sento sbagliata, sbagliato con me stessa, vorrei non avere determinati pensieri, determinate emozioni. Io vado bene così e mi accetto, mi amo e mi voglio bene. Completamente e profondamente. Anche se spesso mi sento diverso dalle altre persone, mi sento sotto giudizio, mi sento poco capito, io vado bene così. Mi accetto, mi amo e mi voglio bene. Completamente e profondamente. Questa mia parte nera, picchietta qui, questa mia parte bianca. A volte mi sento triste, a volte mi sento felice, a volte mi sento bene, a volte mi sento non bene, ma scelgo ora di rendermi conto profondamente che sono perfetta, perfetto così come sono. Questa mia tristezza. Questo è il mio non capirmi, questa mia parte nera. Scelgo ora di conoscerla, ascoltarla, entrarci in contatto e rendermi conto profondamente che sono anche nero e sono anche bianco. Sono nero e sono bianco. Ah, che bello essere neri e che bello essere bianchi. Mi permetto di essere perfetta, perfetto così come sono. Mi accetto completamente e profondamente. E mi riconosco ora come divinità, come miracolo di questo universo. Con questo bianco e con questo nero, che scelgo ora di riportare in armonia, di riconoscere e integrare queste mie parti come parti di me, eh? Parti di te. Sono luce, sono anche buio, sono buio e sono luce. Senza la luce non posso percepire il buio, senza il buio non posso percepire la luce, senza l'alto non posso percepire il basso. Senza la destra non posso percepire la sinistra. Sono amore. In ogni caso sono amore. Sono bianco e sono nero, ma sono amore. Sono amore profondo. Scelgo di essere amore profondo e torno in equilibrio e mi amo. Mi amo profondamente e completamente. Allora. Vi ricordo percorsi spirituali con me, scrivetemi in privato, ok? O percorsi di gruppo, eh? E ho scritto due libri, La città degli opposti, La parola nascosta, se ancora non l'hai letto. E se ti va di esplorare ancora di più te stesso, li trovi su Amazon. E mi raccomando, fai questa pratica tutte le volte che hai bisogno, perché siamo qui per essere felici, eh? Non per soffrire. Non dare retta a chi ti dice il contrario, ti saluto con questa Roma, eh? Ciao!